Buonasera amici di Salpicon, siamo qui al Dopo Scuola dei Caraibi, un appuntamento dell'infrasettimanale della capitale. In compagnia con me le grandi artiste delle Latin Phoenix, capitanate dalla maestra Magdalena Liuzza. Buonasera maestra. Buonasera, mio DJ preferito del corazon. Oh madre di Dio, iniziamo alla grande. Perché Latin Phoenix? Perché? Perché, allora, è successo una cosa che, diciamo, che tutta la gente importante per me ha iniziato a tirarsi un po' indietro. Per quello abbiamo scelto questo nome, come dice il nome, il fenice che sta rinascendo delle sue ceneri. Ottima esplicazione. Sono in compagnia anche di Francesca. Buonasera. Ciao, buonasera. E Marta. Buonasera. Iso, che è il nostro ballerino. Ciao, ballerino, buonasera. Quando dimagrirò 20 kg, anch'io farò parte della Latin Phoenix. Comunque, per adesso siamo arrivati al punto che la maestra è in progetto di andare all'estero con questo spettacolo, giusto? Giustissimo, sì, sì, abbiamo vari progetti, già abbiamo fatto varie cose con altri spettacoli e adesso stiamo preparandosi per le cose più grandi che non vi voglio dire ancora, però saranno belle cose e niente. Io ve lo posso garantire perché sono io quello che gli taglia le canzoni. Ah sì, questo è vero, sempre lui, per quello, mio DJ preferito. Entriamo un pochettino nella retrospettiva del gruppo Latin Phoenix. Abbiamo presentato il capitano del gruppo, Magdalena Liuzza, maestra famosa qui a Roma e all'estero. Entriamo un pochettino nel più particolare, iniziando dalla più piccina, Marta Vaccaro. Marta, buonasera. Buonasera, io sì, come hai detto, sono la più piccina, ho 20 anni e ballo da all'incirca 6 anni salsa, però con Magda nel suo gruppo da un annetto e mezzo e in questo gruppo c'è anche un ragazzo, come vediamo qui, che è il mio partner e con lui faremo uno spettacolo questo sabato a Potenza, quindi siamo molto contenti, è il nostro primo show, la prima uscita diciamo di questo spettacolo nuovo al di fuori di Roma. E speriamo bene. E tu invece da dove vieni? Io vengo dalla Colombia, però non come tutti credete ho imparato a ballare la salsa qua in Italia e sono già da un anno all'incirca con il gruppo Latin Phoenix. Sono molto contento di questi nuovi progetti che facciamo e, come ha detto la mia partner, andiamo fuori per il nostro primo spettacolo al di fuori, diciamo, da qua, dalla capitale romana. Abbiamo tanti progetti in corso e voglia di crescere tutti insieme, per cui Latin Phoenix forever. E veniamo alla terza ed ultima per questa sera, perché comunque, come sapete, le Latin Phoenix sono un gruppo molto più vasto. Francesca. Ciao, sono Francesca, io sono entrata nel gruppo da poco, da ottobre, quindi sono l'ultima arrivata. E già gliela molla, E ho studiato danza classica, però adesso mi sto cimentando nella salsa e devo dire che mi trovo benissimo perché Magda è bravissima e le mie compagne e anche Wilson sono come una famiglia e quindi mi trovo molto bene con loro. Beh, penso che è stato molto soddisfacente la situazione. Voglio anch'io fare un mio comunque complimento alla maestra Maddalena Liuzza perché anch'io sono stato suo allievo. Diciamo che i miei risultati arriveranno, per il momento sono orgoglioso di aver studiato con lei. Grazie veramente di tutto di essere stati con noi qui al Dopo Scuola dei Caraibi. Go 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 Latin Phoenix. Go go go, grazie a te, un bacio a tutti, da tutti noi. Ciao, buona serata.